Antonio, l'ultima battuta te la faccio legata al passato. Nel TG parleremo anche della situazione del Barletta. Recentemente sono stati avviati i lavori di demolizione del muro di cinta dello stadio Puttilli. Che ricordi ti evoca quell'impianto? Ma ricordi belli perché per me fu l'ultimo anno da giocatore e pensa che quell'anno lì io con il Bari ovviamente non riuscii a riconfermarmi, a rifare il contratto, cosa che a marzo mi avevano detto di sì, poi mi ritrovai a giugno senza squadra e mi aveva chiamato il Perugia, che ancora non era di Gaucci, era di un altro proprietario. Io dovevo lasciare Bari, mi era nato Andrea, era piccolo, quindi spostarmi per me era un problema. Pensa, mi facevano 2 anni di contratto. Rimasi ad allenarmi da solo a Telesi dal dottor De Nicola, che fu per me, diciamo, sì, oltre che un amico, un gran professionista, mi dette una mano proprio per allenarmi. E poi venne fuori Barletta che cercava un giocatore, diciamo, d'esperienza con una squadra molto giovane, un allenatore emergente, Bianchetti, un siciliano che aveva le idee zemaniane, e all'inizio per un mese e mezzo non ci capivo niente, la palla era sempre in aria, situazioni diverse, un calcio sicuramente diverso. Poi ci ho preso gusto, mi è piaciuto tutto, anche se io vivevo a Bari, però ho vissuto Barletta, i ragazzi, la squadra, la società, e mi ricordo una doppia trasferta con Catania e Perugia, perdevano tutte e due in maniera pesante. E il presidente di Cosa la voleva mandare via l'allenatore e disse: Presidente, invece di mandare via l'allenatore, compra 2 o 3 giocatori perché abbiamo forse bisogno. Così non rimanemmo con quella squadra. Non so se arrivò qualcuno, però ci salvammo all'ultima partita con il Perugia che fu acquistato da Gaucci, prese Dossena ad ottobre e l'ultima partita ci serviva un punto. E io mi ricordo a fine primo tempo presi una testata sull'occhio e volevo uscire a fine primo tempo. Perdevamo 1-0, gol di Traini, c'era tutto lo stadio perugino, perché dall'altra parte si giocava il campionato l'Andria contro il Chieti. Rientrai nel secondo tempo, ovviamente con problemi di vista, però feci l'1-1 dopo un quarto d'ora da fuori area, finì la partita 1-1, l'Andria andò in Serie B, noi ci salvammo con un mio gol e ricordo 31 maggio 92 e ho chiuso col calcio. Un gran bel modo, Antonio, per chiudere. Però Immagino mi adesso ricordo tu fa. veramente di un ambiente di tradizione, infatti mi auguro più presto che possa ritornare a quei livelli. Sono contento del rifacimento del Putilli e fu un'annata veramente di ragazzi giovani interessanti. Mi ricordo che insomma, li ho dovuti anche un po', diciamo, coccolare perché, sai, quando giochi con una squadra molto giovane, campione Serie C, ed erano anche campionati diversi, con situazioni diverse, con campi particolari, con ambienti particolari, però per me è stata veramente una grande soddisfazione perché è bello fare il mondiale nell'86, l'apice, però è bello anche confrontarsi con delle realtà diverse e quando arrivi all'obiettivo è la stessa soddisfazione. Grazie allora ad Antonio Di Gennaro per aver condiviso con noi le sue Comunque posso opinioni. dire, posso aggiungere, all'inizio hai fatto quel servizio di questi 2 giocatori che sono stati deferiti. Non perdiamo ancora il vizio, mi auguro che ci sia veramente ancora delle leggi ancora più forti per questi delinquenti. E noi ovviamente condividiamo, Antonio, con te pienamente questo auspicio. Grazie ancora ad Antonio Di Gennaro per essere stato con noi. Buon lavoro.